Economia e giustizia è un binomio possibile? È un binomio che deve essere possibile soprattutto in questo momento, ecco perché bisogna intervenire ovviamente sia sull'economia sia sulla giustizia per poter riprendere lo sviluppo che è fermo ormai da tempo, da troppo tempo. E fiducia da questo punto di vista significa credere nella possibilità che la giustizia sia celere, sia immediata e soprattutto sia provenga da giudici competenti. Ecco perché ci siamo battuti molto per la specializzazione e una delle caratteristiche principali della legge è quella che destina al Tribunale Imprese solo giudici specializzati. Abbiamo individuato nella fiducia il collante fra, per lo sviluppo dell'economia, dell'unione, la trade union fra settori economici e sociali differenti, fra pubblico e privato, in modo tale da colmare un po' le lacune esistenti e generare produttività, sviluppo e fare innovazione sociale soprattutto. I collegamenti dinamici? I collegamenti dinamici sono, noi abbiamo individuato una rete che coinvolge le imprese che operano nel settore del corporate barter, quindi che sviluppano sistemi di mutuo credito, la rete europea dei difensori civici che garantiscono imparzialità al processo, lo sviluppo del settore dell'e-commerce che è fondamentale, in questo momento ha un valore pari a 3 trilioni di euro, purtroppo non sviluppato, questo dato comunicato direttamente dall'Unione Europea proprio per la mancanza di fiducia da parte dei consumatori ad acquistare i beni su internet, e questo l'idea è proprio quello di creare un processo in grado di creare questi collegamenti dinamici fra i vari settori differenti. Quanto è difficile creare un network trasversale per generare fiducia? È molto difficile perché si tratta di cercare di creare soprattutto delle sinergie tra soggetti differenti, quindi trovare quello che noi abbiamo detto il minimo comune denominatore, che possano unire soggetti economici e sociali differenti. Noi l'abbiamo trovato e il minimo comune denominatore per noi è l'ADR, i servizi alternativi di risoluzione delle controversie, che prima di tutto di essere dei servizi sono dei modelli da conciliativi, insegnano alle persone a conciliare e quindi a superare i contrasti che sono presenti all'interno di ogni settore. Quindi l'ADR è il volano per lo sviluppo della fiducia. Servirà anche un marchio? Servirà un marchio, questo marchio noi lo abbiamo ideato, si chiama SOS Media, che è un marchio da apporre sulle fatture, gli scontrini fiscali, sui siti internet, affinché i cittadini possano avere la certezza che nel momento in cui ad esempio acquistano un bene o servizio, il venditore non risponde in maniera negativa ma vada in conciliazione, cioè segue un percorso conciliativo. 2 anni di lavoro, a che punto stiamo? Quali prospettive ci sono? Allora, il progetto è completamente definito perché abbiamo definito la struttura tecnica del progetto e oltre alla struttura ideologica, quindi è un progetto che nasce per creare dei collegamenti dinamici tra diverse aree sociali ed economiche differenti e adesso che è finita la fase del progetto arriveremo alla fase operativa, che è quella della vera e propria realizzazione, che pensiamo la prima fase avverrà nel periodo di maggio di quest'anno.